Tra piatti, fornelli e banchi di scuola. Una giornata all'Università dei Sapori per salutare chi ha partecipato ai corsi e per accogliere chi nel prossimo futuro pensa di iscriversi. Una giornata divisa a metà, quindi, tra la consegna degli attestati di qualifica relativi ai corsi finanziati dalla provincia di Perugia, dell'obbligo formativo e del diritto dovere di formazione e di istruzione professionale, destinatari ragazzi di età compresa tra 16 e 18 anni, e l'Open Day del Polo Formativo, volto a mostrare tanto ai ragazzi quanto alle loro famiglie l'offerta formativa del goloso Ateneo. È un momento di aggregazione, l'Open Day, un momento in cui i genitori, i ragazzi possono visitare l'Università dei Sapori, valutare quelle che sono anche le strutture, quella che è la capacità di fornire anche quella preparazione che servirà anche nella vita. È importante anche perché è questa nuova struttura che è stata messa a disposizione di tutti coloro che nella nostra città hanno la possibilità di frequentare i corsi, penso sia davvero un fiore all'occhiello per chi sostiene questa importantissima istituzione. Una struttura moderna ed ospitale, quella del Polo Formativo Confcommercio, sede dell'Università dei Sapori, dove i ragazzi, anche grazie al sostegno della provincia di Perugia, possono crescere e costruire il proprio futuro. Siamo per promuovere la formazione professionale nel suo complesso, che noi riteniamo possa diventare non soltanto un ripiego, come spesso viene vista, per studenti che magari non hanno desiderio di proseguire altri studi, ma come un'opportunità vera, perché poi questi corsi di formazione professionale esitano quasi sempre in un contratto di lavoro. Oltretutto molti di loro poi diventano imprenditori attraverso questo percorso di formazione. Quindi diciamo che vogliamo anche come politiche attive del lavoro promuovere la formazione per questo motivo. Ci teniamo a sottolineare che alcuni di questi corsi sono finanziati dalla provincia di Perugia attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo. Però questa struttura, che è una struttura di eccellenza, sta lavorando molto a mercato, è un'eccellenza che viene apprezzata a livello nazionale e internazionale. Questo significa che stiamo facendo transitare appunto quest'idea dell'opportunità della formazione. Riteniamo che in futuro possa essere ampiamente più importante la quota venduta a mercato di corsi di formazione piuttosto che quella finanziata.